Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella. Bentrovati da Roberto Dalla Bella a tutti gli ascoltatori di Radio Lago in Blu e benvenuti a questa nuova puntata di Zona Sport. Oggi parliamo di uno sport a contatto con la natura e con il mare, il surf. Per scoprirlo da vicino ho contattato Valeria Patriarca, attualmente vice campionessa italiana e campionessa juniores in carica. Ciao Valeria e benvenuta a Zona Sport. Ciao, grazie mille Roberto. Allora, com'è nata la tua passione per il mare e per il surf? Allora, la mia passione è nata 5 anni fa, almeno per il surf, perché per il mare diciamo che l'ho sempre avuta da bambina, trasmessa da mio papà, che ha fatto per molti anni il bagnino, quindi al mare ci sono quasi sempre stata. Però 5 anni fa ho avuto la fortuna di stare, diciamo, a Santa Severa, mentre c'era un evento chiamato il Surf Expo, e lì ho avuto la prima prova di surf gratuita. Mi sono subito appassionata, cioè salire sulla tavola, provare quella forte adrenalina stando sull'onda, mi hanno dato subito tanta carica, tanta energia, e la prima cosa che ho fatto è andare a cercare una scuola di surf nelle vicinanze per poter cominciare questo sport. Parliamo della preparazione, quanti allenamenti fai, che tipo di allenamenti sono, insomma come ti prepari per le gare? Allora, per le gare ho cominciato più seriamente, diciamo, a prepararmi quest'anno. Facciamo 2 lezioni a settimana, il martedì e il giovedì, ci svegliamo la mattina e ci alleniamo per 4 ore. Facciamo la prima ora di training per terra, la seconda ora entriamo in acqua per fare remate, controcorrente, scatti, qualsiasi tipo di situazione ti possa succedere in acqua la proviamo a ricreare in mare. La terza ora è di kart, perché non avendo magari le onde tutti i giorni dobbiamo comunque riprodurre i movimenti sul surf. E la quarta ora invece è sempre per terra e di training intensivo, per spingere i nostri muscoli al massimo e vedere dove possiamo arrivare. Parliamo dell'attrezzatura, come si fa a scegliere la tavola giusta a seconda delle varie esigenze? Sicuramente la tavola deve rispecchiare sia lo stile del surfista, quindi se ha un surf più morbido, magari come un long, quindi prendere una tavola più larga, fare curve, per un surf molto più tranquillo, oppure possiamo avere le Stats, che sono quelle che uso io, che sono delle tavole più piccole, che mi permettono di prendere più velocità, di essere radicale, più rigida su alcune manovre e di alzare più acqua, e nelle gare con cui io partecipo questo è soprattutto la cosa più fondamentale. Hai accennato alle gare, raccontaci come si svolgono le competizioni e come si decide chi ha vinto. Ok, allora, nelle gare di surf abbiamo le HIIT, che sono delle mini batterie composte da 4 persone, di cui sono i primi 2, e poi da lì si svolgono i quarti, le semifinali e via dicendo fino alla finale. In questa HIIT il surfista ha 15 minuti e può prendere un massimo di 10 onde, e su queste 10 onde le 2 migliori gli verranno conteggiate, e quel, diciamo, risultato lo porterà alla HIIT successiva. Valeria, sei giovanissima, ma gareggi già nella categoria Open. Com'è confrontarsi con atlete più grandi e più esperte? È una bellissima esperienza. Sicuramente è molto difficile, perché una delle atlete a cui gareggio, molto brava, è stata una mia ex insegnante, quindi rapportarsi con il mio modello massimo di surf è molto difficile. Però allo stesso tempo ho avuto anche molte soddisfazioni grazie all'allenamento con Emiliano. Abbiamo studiato molti tipi di allenamento, sia fisico ma anche mentale, quindi riesco a entrare in acqua ugualmente motivata, anche se gareggio con persone molto più brave di me. L'anno scorso hai vinto il titolo italiano juniores e sei arrivata seconda a livello assoluto. Che effetto fa raggiungere questi risultati così giovane? Sicuramente una bella esperienza, soprattutto dopo aver gareggiato molti anni nel campionato juniores e non essere mai riuscita ad arrivare sopra il 4º posto. Poi ho deciso giustamente anche di impegnarmi un pochettino di più, andare magari più volte al mare, impegnarmi, concentrarmi, e finalmente sono riuscita a raggiungere il mio obiettivo principale, quindi è stato veramente bello. Parliamo di questa stagione, Valeria. Anche quest'anno sta andando bene. Nelle prime 2 tappe del campionato italiano hai ottenuto un 1º e un 2º posto. Quali sono le avversarie che temi di più per vincere il titolo? Nel campionato juniores sono ancora prima, quindi aspetto le altre tappe per vedere come si concluderà il campionato. In quell'Open, come dicevi, sono arrivata seconda una gara e prima nell'altra, e quindi per adesso me la sto, diciamo, battendo con la 6 volte campionessa italiana, che è veramente forte, e io punterò sicuramente a dare il massimo del mio surf, anche se è da poco che gareggio in questo circuito Open e l'altra ragazza ha molta più esperienza, però sicuramente darò il mio massimo. Vorrei puntare a vincere anche il campionato Open se ci riesco. Tu hai fatto gare anche fuori dall'Italia, com'è gareggiare all'estero e come hai visto il surf come sport rispetto al nostro paese? Sicuramente sono molto più attrezzati, con molte più persone, hanno sicuramente molta più pubblicità rispetto di noi. Anche se quest'anno ho visto da parte delle federazioni un sacco di iscritti in più rispetto agli altri anni, altre tappe organizzate in Sicilia, in Sardegna, quindi anche noi ci stiamo dando molto da fare per arrivare ai loro livelli. Sicuramente è stato bellissimo gareggiare con delle ragazze all'estero, perché hanno molta più esperienza di me, hanno surfato in oceano per tutta la loro vita, hanno tattiche di gara, hanno un sacco di cose che a me mancavano. E surfando con loro sono riuscita anche io a percepirle, a capire e a migliorarle, e quindi è stata una bella esperienza. E poi sono anche riuscita a portarmi a casa un 4º posto
piuttosto, che per me è stato veramente tantissimo. Sempre parlando di gare all'estero, ti è mai capitato di surfare nell'oceano? Com'è rispetto al mare tradizionale? Rispetto al nostro mare è più potente l'oceano. Alla fine le onde che noi cerchiamo sono masse d'acqua che si spostano per chilometri e quindi, essendo l'oceano più grande, riescono a prendere più potenza e, infrangendosi sulla costa, hanno più spinta, sono più grosse. Quindi sicuramente è un'esperienza più forte per fare in oceano, sì. Valeria, raccontaci cosa si prova a cavalcare in onda, insomma, quali sensazioni provi in quei momenti? Beh, sicuramente io cavalcando un'onda provo molta adrenalina, è quello che sento nel momento in cui faccio il take-off, cioè mi alzo in piedi. È una discesa su una massa d'acqua in cui tu stai in bilico sulla tavola, quindi sicuramente provi tanta adrenalina. E poi, cominciando a surfarla, è la stessa cosa. Tu vedi questa perfetta onda liscia, questo muro d'acqua che si alza davanti a te, e grazie alla tavola riesci a decidere se andare più veloce o più piano, o poter ritornare indietro. È spettacolare, soprattutto perché si muove tutto sotto i tuoi piedi, quindi è un'esperienza bellissima. Ti faccio un'ultima domanda, Valeria. Cosa significa per una ragazza giovane come te passare così tanto tempo lontana da casa? Come ti organizzi con la scuola, gli amici e le passioni classiche di una ragazza della tua età? La prima cosa per continuare a fare surf per me è stare molto attenta a scuola, studiare tanto, poi appena ho qualche vacanza cerco di partire. Sicuramente devo chiedere molti permessi ai professori, devo farvi vedere che sono attenta, quindi queste cose sono tutte cose che alla fine devo meritarmene, se no non le potrei fare. È bello viaggiare, per stare lontana da casa sì, intanto manca un po', ma allo stesso tempo viaggiando, imparando tante cose nuove, vedendo persone, posti, alla fine si è così felici e così curioso di conoscere tutto che la mancanza di casa la senti sempre di meno, quindi è molto bello comunque viaggiare. Poi spesso viaggio anche con i miei genitori, quindi la mancanza di casa non la sento sempre. Perfetto Valeria, grazie per averci raccontato di te, grazie per essere stata a Zona Sport e soprattutto in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille l'opportunità, e vorrei ringraziare i ragazzi della Moschito, che sono i ragazzi che hanno una scuola a Fuerteventura, che hanno deciso di supportarmi e darmi una mano anche con gli allenamenti, perché per una ragazza alla fine giovane come me, che non riesce a spostarsi più di tanto, è difficile allenarsi all'estero, e invece loro riescono a riportare degli allenamenti che facciamo in Italia come se stessi surfando sulle onde oceaniche. Un super grazie va anche a loro. Perfetto Valeria, hai fatto benissimo a ricordare anche questo. Grazie ancora e buona giornata. Grazie mille, ciao. Da una giovane atleta che sta facendo grandi risultati nel surf, passiamo al numero uno della Federazione Italiana di questo sport. Infatti oggi a Zona Sport ho il piacere di avere in collegamento telefonico anche Alessandro Di Spirito. Ciao Alessandro e benvenuto a Radio Laghi. Un saluto a tutti gli ascoltatori della vostra radio. Allora, parliamo del movimento a livello italiano. Quanti sono i partecipanti e qual è la situazione rispetto ai paesi stranieri? Allora, la situazione italiana è molto buona, nel senso che abbiamo un 30.000 praticanti, secondo un sondaggio di Surf News di qualche anno fa, che si cimentano in queste discipline del surf, e abbiamo anche un buon settore agonistico con gare in tutte le discipline che si verificano sul territorio italiano, in tutte le regioni che hanno il mare o anche su laghi e fiumi per il SUP. Per quanto riguarda le strutture e i tecnici, qual è il livello del surf italiano rispetto ai paesi stranieri? Allora, a livello di numerosità dei tecnici non abbiamo nulla a che invidiare alle nazioni europee e anche oltreoceano, visto che a livello di strutturista abbiamo un altissimo numero, proprio perché la nostra estate è abbastanza lunga, permette a moltissimi di avvicinarsi al surf con le scuole di surf, e quindi abbiamo moltissimi istruttori, perché è diventato un lavoro molto richiesto e è facile trovarlo, insomma, in molti stabilimenti tutto il litorale, sia adriatico sia tirrenico, insomma. Quali sono i problemi principali che si hanno gestendo la federazione di uno sport considerato minore? Allora, il problema fondamentale sostanzialmente fino adesso è stato quello di mettere d'accordo le varie realtà italiane, spesso divise per problemi, diciamo, di camperinismo. Fatto questo, stiamo adoperandoci per portare nel CONI, la nostra federazione, i numeri ci sono, insomma, quindi è un lavoro di coordinamento principalmente rispetto a quelle che sono realtà diffuse su tutto il territorio italiano. Abbiamo 5 discipline e stiamo sostanzialmente strutturando la federazione per organizzare attività agonistica, formare gli istruttori e tutto quello che serve per queste 5 discipline. Quindi la complicatezza, diciamo, rispetto agli altri paesi oltreoceano è che non abbiamo un oceano, quindi non abbiamo una stagione distinta per le onde, ma dobbiamo aspettare che le perturbazioni si affaccino sul Mediterraneo per il surf. Per il SUP non abbiamo nessun problema, insomma. Alessandro, ti faccio un'ultima domanda. Il surf è uno sport poco conosciuto in Italia, eppure il nostro è un paese di mare. Cosa occorre fare per renderlo più popolare? È una situazione un po' complicata questa nostra, è un po' strano
io vedo anche nel mio paese, che è un paese di mare, Santa Marinella, dove abito, dove spesso anche la gente del posto al mare ci va veramente solo l'estate. Noi dovremmo cercare di destagionalizzare un pochino le attività anche sportive al mare, proprio perché sono molti i mesi in cui questo è fruibile per gli atleti e per la gente in genere. Io sono stato in Francia ad aprile a fare surf e ho visto come una recettività comunque tutto l'anno, anche se lì l'acqua è molto molto più fredda che da noi. Non so da cosa dipende questa cosa, però siamo un po' indietro da questo punto di vista. Forse anche le strutture comunali, comunque le amministrazioni, non sono ancora pronte a recepire questo tipo di istanze che vengono dagli sport minori, quali il nostro. La stagione invernale tutti sulla neve, tutti al coperto in palestra. L'estate tutti al mare a fare passeggiate, a fare il bagno, però non c'è una programmazione di eventi magari estivi su queste discipline, non c'è proprio una attenzione forse degli amministratori o delle aziende. Bene, speriamo allora che sempre più persone si avvicinino al surf e che questo sport diventi sempre più conosciuto in tutta Italia. Grazie per essere stato a Zona Sport. Grazie a voi e un saluto ai vostri ascoltatori. A presto. E anche per oggi è davvero tutto. Da Roberto Dallabella, grazie per l'ascolto e buon proseguimento sulle frequenze di Radio Laghi in Blu.